Oggi mi trovo a Piazza Bovio, ma per i napoletani è meglio conosciuta come Piazza Borsa. E sto aspettando una mia amica per il mio terzo appuntamento. Mi chiamo Silvana Perno, sono una mamma di 47 anni. Ho tre bambine e un marito, Sasà, che anche chiamano San Sasà, perché mi sopporta e mi supporta. Di professione sono una guida turistica, ma da gennaio qualcosa è cambiato, perché le mie bambine hanno caricato i miei video su TikTok, Instagram e Facebook e da allora sono diventata Napoli Reale. Mi piace raccontare le storie, le leggende della mia amata città. Ahmed! Uè, Silvana, amica mia, come stai? Bene! Mi hai fatto un po' aspettare, eh? C'ho un certo languorino. Ti porto io nell'antica trattoria Vittozzi. Pensa solo che mamma, papà e cinque figlie ci lavorano. Ma è cucina della tradizione? È come se mangiassi a casa. Andiamo a casa allora. Vai. È tradizionale però. Tranquilla, si mangia bene, ti garantisco. Non fanno un ragù, Silva. Oh, ma pure al genuese. Ma... Questo qua è il Corso Umberto, però dai napoletani è soprannominato Rettifila, perché è una strada diritta. Questo è proprio Rettifila? Questo qua è il soprannome, perché il nome originale è Corso Umberto I. Siamo quasi arrivati. Ah, ok, qua vicino. Sta qua dietro, però aspetta, prima di arrivare... Capito che stiamo al Borgo Refici? Questo è uno dei quartieri più antichi della città di Napoli. È un quartiere medievale e risale addirittura ai tempi degli Angioini. Gli Angioini, quando arrivarono dalla Francia, si portarono dietro un sacco di maestranze, tra cui anche gli orafi. E da allora, ancora oggi, ci sono tante botteghe di orafi. Veronica, buongiorno. Silvana, buongiorno, buongiorno. Ti ho portato un mio carissimo amico. Piacere, Veronica. Piacere mio, Ahmed. Piacere. Dove ci possiamo accomodare? Al solito posto. Vado. Senti, Veronica, prima che mi fa accomodare, mi devi dedicare 5 minuti perché voglio conoscere la storia di questo locale. Certo. Va bene? Accomodiamoci. Andiamo. Allora, Veronica, da quanti anni avete aperto questa attività? Noi qua siamo dal 1945, da subito dopo il dopoguerra, che mio padre stava con il nonno come carnacottaro è nato. Dopo tanti anni, nel 1993, che siamo nate anche noi tutte e cinque figlie femmine, mia mamma e mio padre decisero di cambiare da carnecotto a trattoria e siamo rimasti qua, diciamo, che gestiamo noi tutta l'attività con piatti tipici, con cucina casalinga e siamo qua, diciamo, in trattoria dalla mattina fino al pomeriggio che chiudiamo. E ti voglio chiedere una cosa, ma qua fate cucina per turisti? No, assolutamente, facciamo cucina napoletana. Napoletana? Napoletana, sì. E come piatti cosa fate? Pasta e patate, pasta e piselli, pasta a forno, polpettine e provola, gnocchi, spaghetto piennolo, lasagna, mezzanello a grattè, carne a ragù, polpette, parmigiana, seppia con piselli, melenzane alla parmigiana, melenzane a scarpone, zucchine, friarielli, peperoni. Veronica, ti stoppo, mi ha aperto lo stomaco, ma adesso cosa mi fai mangiare? Accomodati, Moby Ghee. Va bene. Ad assaggiare. Oh. Pasta e patate. Pasta a forno, polpettine e provola e penne alla genovese. Grazie. Si va.
Te l'avevo detto. Io partirei con la pasta al forno. Andiamo. Vai. Dimmi tu, basta. Va bene così. Già va bene così. Va bene, basta. Sicura? Va bene, io mangio direttamente qua. Allora, buon appetito. Buon appetito. Con le polpettine proprio come si usa in ogni classica casa napoletana. Non è finita qui. Di domenica. Guarda qua, guarda. Mamma mia. Polpette al ragù, polpette fritte. Carne al ragù. Carne al ragù. Grazie. Ma è finita qua o... Non sappiamo. Vediamo. È proprio domenica a casa mia. Buonissimo, si fa, veramente buono. Ma hai visto le polpettine? Ancora. Però un piatto. Mamma mia, perché avevo detto? Mamma, mi sento a casa. Buon appetito. Grazie. Grazie, Veronica. Ma mi sento veramente a casa. Buona. Mamma mia. Vengo qui da quando avevo 5 anni, almeno una volta a settimana. Praticamente è la tua seconda casa. Bellissima. E ti credo. Esattamente. Mamma mia. Allora Silvana, come vogliamo continuare? E Ahmet, dobbiamo continuare col filone del sugo, per cui amma fa polpette, carne ragù e melanzane alla parmigiana. Mi sembra giusto. Vai, vado. Diamoci dentro. Vado. Così ti fai pure la scarpetta. È giusto, che da noi è proprio tradizione. E addio alla dieta. E anche oggi la dieta inizia. Ma io l'addio alla dieta l'ho dato tanto tempo fa, ma tanto tempo fa. Andiamo sulla polpetta, la polpetta ci tengo, eh. Com'è? Sembra veramente quella che mi faceva mia nonna. È proprio quella. Questa polpetta ci ritrovi lo stesso amore che ritrovi a casa tua. Esatto. È uguale. Perciò ti ho portato qua. Mamma mia, buonissima. Noi ci metteremo pure un po' di parmigiana vicino, ecco. La parmigiana è proprio spettacolare. Mossa carne da ragù come? Bella morbida, mamma mia. Oh. Spettacolo, veramente spettacolo. Mi hai capito perché il ragù si chiama così? Il ragù? Vabbè, io la storia un po' la conosco, però è meglio che me la racconti tu perché so che le storie le racconti abbastanza bene. Ho fatto chi sono stato massandì. Il ragù è un piatto francese e arriva qui con Napoleone, che conquista Napoli nel 1805, in verità conquista tutta l'Europa, e porta qui la tradizione francese. E ovviamente questo piatto rimane piaciuto ai napoletani ed è rimasto, insieme al gâteau, per esempio, che è un altro piatto francese. Ho capito. Diciamo che i napoletani usavano anche questo piatto per sfamare tutta la famiglia, perché con un solo pezzo di carne, esatto, insaporivano tutto il sugo e si mangiavano. Esatto. E poi sai che deve cuocere tanto il ragù, no? Tantissimo. Torna alle 5-6 ore e poi la salsa deve pappuliare, pippiare. A me
c'è sta la genovese che ti sta aspettando. La genovese è uno dei miei primi piatti preferiti. Ma tu la conosci la vera storia della genovese? Ma tu sei un esperto, raccontamela tu questa, ya? Se me lo concedi te la racconto io. Allora, praticamente nel porto di Napoli c'erano sti marinai genovesi che portarono sta pietanza, sto piatto che era uno stracotto di cipolle. Questo piatto venne preso dai napoletani nel borgo proprio dove ci troviamo e lo mangiavano anche loro, quindi diventò una pietanza popolare. A corte se la presero e la fecero loro, però aggiunsero carni pregiate e la chiamarono Genève per dargli, diciamo, quel tocco di classe. Ma i napoletani si ripresero la ricetta e la fecero proprio loro al 100%, però aggiunsero tagli di carne povera, come è rimasta tutt'oggi, che tu nella genovese qua ci trovi il vammuncillo, proprio classico come si dice a Napoli, e poi ci trovi la corazza. Ed le è rimasta semplice. Esatto, ed è rimasta così. Questa come il ragù va cotta tante tante ore. Quanto tempo la fai cuocere tu sta cena? Io a casa mia almeno 5 ore. Almeno 5 ore minimo. Sono quei piatti veloci e pratici. Diciamo sì, diciamo di sì. Ora proseguiamo? Io mi fermo, basta. No, no, no. Sì, sicura. Ti cedo volentieri la mia porzione. Va bene, io non me lo faccio ripetere due volte. Feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste. Oh, mamma mia. Mamma, la pastiera. Silva, io ti ringrazio. Mi sono trovato veramente bene. Mi sono sentito veramente a casa, la pastiera me la porto, ma qua te lo vedi tu? Me lo vedo io. Ti ringrazio, fatti dare un bacio. Grazie, ciao. Adamette, la prossima volta offro solo un caffè. Borgo Refici, alla tavernetta Vittozzi ho trovato la vera tradizione. Never got anyone's help. I had to do it all myself.